Siamo a Taranto, nella centralissima via Pitagora, nei pressi della Villa Peripato. Vi vogliamo mostrare lo stato di abbandono in cui versano gli alberi presenti nella Villa Peripato, questi alberi che praticamente non vengono potati da almeno un decennio. Beh, è davvero penoso che il verde pubblico sia gestito a Taranto in questo modo. Si procede e si provvede in base alle emergenze, ma non esiste una vera e propria programmazione. Tant'è vero che, ripeto, questi alberi da almeno 10 anni non vengono potati. Poi gli alberi, ovviamente, la natura, come dire, si diverte, perché ovviamente i vari alberi, i vari rami si piegano e gli alberi si ripiegano su se stessi, i rami vanno a cadere molte volte sulle auto parcheggiate lì vicino, e poi assistiamo ai noti patatrac, i danni che ricevono talvolta le persone e talvolta le macchine, l'amministrazione che poi taglia la testa al toro e con un colpo di accetta fa buttare a terra appunto gli alberi. Questa è la soluzione finale, ma è la soluzione frutto di una incapacità amministrativa relativa appunto alla gestione del verde pubblico. Ora io mi domando come il sindaco, come gli amministratori, come l'AMIU stessa non si renda conto che questi alberi praticamente sono estremamente folti e vanno sforbiciati, vanno tagliati, ma nulla. E forse, chissà, insieme a questi alberi, anche l'amministrazione comunale, il sindaco e i relativi i vari assessori potrebbero anche andarsene a casa con una bella sforbiciata, un bel taglio a chi sta dimostrando di non saper gestire la città.